Come vede un raggio di sole sta così. Io mi copro. Capelli, con la sciarpa così. E lui invece? Pappagallino. Come, ecco, il nuvolo, esce il sole lui. Così, proprio è la sua posizione. Infatti è un caldo della miseria questa sciarpa, però la devo tirare su per non prendere il sole troppo. Oggi vi parlo della mia esperienza con Bonolis. Ha davanti un altro. Fammi levare questa sciarpa, va. È caldo, oggi è molto caldo. Che gli dico, tutto? No, allora, mezzo. Sono stata chiamata tipo dopo le feste di Natale, quindi che so, dopo la Befana, da una persona che mi ha detto: Teresa? Io sì, stavo al lavoro. Teresa? Mo parla spagnolo. No, Teresa? No, Teresa. Teresa? Dice: ciao, sono, mi sembra Andrea. Andrea di avanti un altro. Ah, ciao, dimmi Andrea. Perché io avevo fatto il provino insieme a Marco lo scorso anno, perché lui era andato per fare il provino e io ero andata come accompagnatrice. Allora, la signorina mi ha detto: ma vuoi farlo anche tu? Io ho detto: no, io sono venuta per accompagnarlo. Ma dai, fallo! E io dico: ma no. E fa, dice: no, ma dai, fallo, se lo vuoi fare. Dico: vabbè, fallo. Pronto? Oh. Ciao va. Sì. No, stiamo a fare proprio il video su avanti un altro. Adesso. No, stiamo a Malaga. Paolo Bonolis. Si saluta. No, adesso finiamo di fare questo video del provino davanti un altro. Anzi, se tu lo puoi mettere sulla pagina di avanti un altro, vedi un po' che può fa. A tennis, vabbè, ci andiamo un altro giorno. No. Gioca a calcetto stasera, bravo. Agna poco, che c'ha una trippa pure tu. Ciao Paolo, ciao. Era Bonolis, ha detto. lo so, te fa ridere pure già al telefono. Oddio, vabbè, continuiamo il nostro video. Lui fa: dai, ma fallo. Vabbè, dico, vado là. Mi fanno compilare un foglio, nome, cognome, insomma un sacco di cose. Con le mie generalità, un sacco di cose. Alla fine fai questo provino, ti fanno prendere fuori, poi fanno entrare due per volta, io entro con una ragazza e ti fanno mettere davanti a una telecamera, ti fanno raccontare di te, fanno chi spogliare sei, tutti nudi. Sì, ti fanno spogliare nudo, e lo facevo poi io, e poi ti fanno delle domande di cultura generale, quando c'è obiettivo praticamente cambia tutto. Cioè, chi ha scritto I Promessi Sposi? Guardate io questa ragazza proprio, vabbè, basta, io tipo anche 6x6 non sapeva che era. Comunque faccio sto provino con questa ragazza, gli chiedono la tabellina tipo, che ne so, 7x8, e lei asino cotto 40, io guardo tipo 48, una cosa del genere, dico: oddio. Vabbè, comunque, quando c'è questa telecamera davanti si accende, ping, sto coso, tu già ti blocchi. Allora, comunque, chi ha scritto I Promessi Sposi? Io dico: lo so, perché chi ha scritto I Promessi Sposi lo so. Insomma, mi veniva Alessandro, non mi veniva Manzoni. Io guarda, scusa, puoi aspettare un attimo, perché lo so che è Alessandro, non mi viene il cognome, tipo una cosa del genere. Gli ho detto, non mi ricordo, una cosa veramente terrificante. Hanno fatto diverse domande di cultura generale, però poi vabbè, hanno chiamato Marco e l'anno scorso ha fatto sta benedetta puntata di avanti un altro ed io sono stata spettatrice, punto, chiuso, finito. Poi mi fanno, mentre lui faceva, come si chiama, le puntate, l'ultimo giorno di registrazione, dice: chiedi a tua moglie se vuole farlo anche lei, tanto io dico: no, non posso perché io lavoro, quindi niente, vabbè. Finisce questa esperienza positiva e tutto, da pubblico, carina. E invece, come vi dicevo prima, a gennaio di quest'anno mi chiamano per, insomma, tipo una settimana dopo, 10 giorni dopo. Allora io faccio: no, guarda, non posso, questi giorni non posso perché lavoro, però ho questi altri giorni in cui sono libera. E mi dice: va bene, allora dai, questi giorni qua. E così è stato, sono andata e siamo andati, perché sei venuto anche tu.
No, io sto a fare quello lì dentro la macchina, il canetto. Ma quelli fanno così. Non ci sono più, quando eravamo piccoli noi c'erano. Vi ricordate quei cagnolini che facevano così? Dietro. Vabbè, si mettevano dietro. Sì, fighissimi. In mutande proprio. Sì, e... no, vabbè, cose dell'altro. E allora? E allora? Niente, ci fanno... Praticamente gli accompagnatori rimangono fuori, mi devo spogliare perché è un caldo. Becco. No, ma gliel'ha detto che... Okay. Detto, no, io devo partire, quindi se mi fate la puntata, bene. No, quello dopo. Vabbè, ci hanno fatto questi giorni, poi ci hanno cambiato un giorno. Ho detto, no, guarda, mi dispiace perché io, a parte che ho un lavoro, ma poi adesso ho chiesto l'aspettativa, quindi noi dobbiamo andare via. Non posso. Comunque, facciamo questa esperienza. Praticamente consiste in questo. Ma tu sei proprio... Come con te? Ti frega niente, lui. Io l'ho fatto già. No, volevo ricordare che Teresa non me l'ha detto. La puntata è del 13 marzo. Andate a guardare su On Demand. Mettete avanti un altro On Demand su Google. Ci sono le puntate e quella del 13 marzo è la prima. Quindi la vedete lì. Poi se ci riesco vi metto il link nella descrizione. Comunque funziona così. Ti dico come funziona. Vabbè, si va lì. Si sta in un... come si chiamano quei cosi? No, bungalow. Tipo un container, sì, sono dei container comunque, dove ci si può cambiare. Ti fanno portare 3 cambi, no total black, anche se qualcuno si avesse tentato al black. Voi calcolate che io ho tutto l'armadio nero. La variante è grigio, quindi nero, 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 grigio, nero, 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 nero. E quindi, non so... Dico adesso come cacchio faccio, io c'ho tutto. Insomma vabbè, cerca, dico ma che cavolo mi metto. Siamo andati a cercare delle camicie, cioè, volevo essere abbastanza sobria, non ci sono riuscita proprio, però non mandava di essere troppo eccentrica. Anche perché io non lo so, poi vabbè, comunque cerchiamo, porto sti vestiti, il primo giorno dice no vai, mettiti questo che colore è, grigio, questo. Vabbè, ci siamo messi in fila, io ero tra gli ultimi perché ovviamente non è che puoi fare la fila davanti e poi dopo, no? Sbaglio? No, lì ogni volta, ogni puntata rifanno la fila. Cambiano come la voglio, fila. Sì. Vabbè, che in base comunque, a quelli lì che stanno fuori, che vengono da Milano, che vengono vabbè, da... Vabbè, comunque, fatto sta che siamo stati in questi camerini, diciamo, dove ci si cambia, dove ci sono delle truccatrici e dei parrucchieri. Che ti truccano e poi c'è uno, no, stilista, come si chiamano quelli che ti dicono cosa ti devi mettere? Non mi viene il termine. Rompi coglioni. E sì, ti dice volutamente. Questo no, questo sì, dico no, guarda, io questo non me lo metto. Avevo portato pure sta schifezza qua che mi ha fatto portare lui, mi ha fatto. Bellissimo. Dice questa, io dico no, guarda, questo comunque non la metto. Dico quindi, partendo da questo presupposto, comunque faccio come il parso è piaciuto. Poi mi hanno sistemato i capelli un pochino, ma niente di che, perché io ce l'ho dritti così, quindi non è che volevo boccoletti o cose particolari. Volevo essere come sono io normalmente. Ci sono le truccatrici che sono molto brave, però io purtroppo mi ha messo una cosa, io mi trucco abbastanza leggera, nel senso non è che uso fondotinta, cose, e mi trucca e non riuscivo più a questo fondotinta, sto correttore, ero così. Non riuscivo più a piegare gli occhi perché mi sentivo proprio tutta tirata, tipo capirai, dico. E qui sembro, non so, come si chiama? Madonna, una mummia. Perché non riuscivo proprio a muovere, tutta così. Il rossetto me l'ha messo un pochino fuori dalla bocca, dico no, anche no. Allora io piano l'ho levato. Perché un conto è quando, madonna, ma questi che stanno a fare in mezzo a tutti? Gli ha infilato la mano nella gonna. Stanno dietro la zebra. Ho capito, ma noi li vediamo, quelli di là no, ma questi di qua sì. La vuole forse mettere su? Ah, ecco. Guarda che scoppio che fa. Vabbè, lasciamo stare. Comunque va bene, mi truccano. Arriva il giorno della mia puntata. Io sono stata lì 2 giorni, che di solito sono 3 giorni di registrazione. Arriva questo benedetto giorno della puntata, il cuore boom 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 boom, prima la di entrare ve la dico, oddio, 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 no, la dovete vedere, la ragazzi, dovete vedere. La dovete veramente ma senti, vedere. Ma parla di, che ne so, come so, Laurenti, Bonolis.
No, e allora devo dire, bello, prima di entrare, cena, però almeno di carattere che c'ha, com'è che fa. Prima di entrare ero Dio mio, mamma mia, mamma mia. Adesso invece poi ti mette così a tuo agio che proprio non ti rendi neanche Bonolis, conto, è veramente un grande artista, una come lo vedete persona. Voi è pure a parte una persona a di un certo spente, livello, una certa proprio... cultura, però comunque si mette sempre, ti mette a tuo agio, è una persona veramente veramente carina, almeno per quanto mi riguarda. Poi certo ci sono dei personaggi che porgono il fianco e quindi lui niente, questa praticamente si è annudata, va bene. Sta a fare foto? E sta a fare foto, sì, ma comunque no, Luca Laurenti pure, che è? Una gallina, ma sì. Graziosissimo, poi un sacco di persone si sono fatte i selfie con la bonus, con la buona sorte, con il bonus, e il bonus è carino, tanto disponibile, sempre scherzoso dietro le quinte, scherza Dennis, sempre Daniel. Sì. È sempre carino, scherzoso con le sue colleghe, però in maniera graziosa, non... E la buona sorte è una persona veramente, secondo me, di una dolcezza unica. La Bonas è una bellissima ragazza, però rimane un pochino, non sulle sue, però un pochino più distaccata rispetto alla buona sorte. Miss Claudia è più bella dal vivo che non dalla televisione. E poi... che dire? Poi ci sono, vabbè, tutti i personaggi, il povero Bonus lì, come si chiama, c'ha sempre i piedi tutti bordeaux perché la gente gli sale sopra i piedi perché lui cammina scalzo dentro lo studio, e poi vari personaggi del salottino, e che dire. Comunque la cosa bella è che quando registrano, io questo l'ho notato perché a me piace un po' vedere il backstage di tutte le cose, quando registrano è buona la prima. Non sì, fanno è una cosa assurda. No, Bonolis, tagliano, magari a te hanno tagliato alcune cose. Beh, non ma perché superflue, ho parlato, ma non perché più, abbia sbagliato. Però Bonolis è una persona come fa 4, 3, 2. Lui già. Sì, e poi è una cosa così assurda, è troppo improvvisato, bravo. Veramente. Bravo. Il personaggio che va lì vicino, no? Che tira sul piticozzaro, che è. Lui non lo conosce proprio, lo prendono dal pubblico. Magari sicuramente prendono le persone un pochino più stravaganti, quello sì. Però lui non lo conosce, non vuol sapere nulla della persona. E così, tutto a braccio forte, si dice, com'è? Eh sì, tutto a braccio. Tutto a braccio, è veramente, veramente un professionista, bravo, da questo punto di vista. E poi che altro dire? È stato un po' disgraito perché faceva hanno suggerito a me, ma non, vi assicuro che non è possibile. No, anche perché poi come fa a sentire i suggerimenti? A parte quello, deve essere una cosa eclatante che stai lì a fare. Ma non i suggerimenti non proprio non si sentono. E poi comunque anche se suggeriscono può essere pure sbagliato. Mica detto sì, a parte quello, giusto. No, ma non si sente proprio perché tu stai anche al centro, perché c'è stata tutto pubblico un po' distante. Una puntata recente, vecchia, diciamo una ventina di 30 giorni fa, un mese fa sarà andata in onda. Ma io credo che non l'hanno messa in onda. Hanno... Cioè uno ha perso tutto il monte premi finale per una domanda che hanno fatto finta di suggerire, che lui già la sapeva. Sì, che già praticamente data... è successo così. Lui all'ultima domanda l'ha sbagliata. E quindi ha dovuto ricominciare da capo, ma ci aveva tantissimo tempo, quindi però avrebbe sapeva, vinto, però la sapeva perché già aveva sbagliato. Quella giusta. Invece per un suggerimento hanno bloccato tutto. Sì, gliel'hanno fatto rifare e lui poverino, nonostante la sapesse, l'emozione gli ha fatto sbagliare l'ultima domanda, quindi dopo è uscito fuori pure. Sì, ma io facevo il casino, sì. Facevo il casino. Comunque è un'esperienza che gli ha. Un'esperienza piacevole, carina. Poi prima che cominci la puntata c'è tanto divertimento, soprattutto per chi va a fare lo spettatore. È proprio veramente. Sì, c'è tutta un'animazione di Sasà. Sì, Sasà che fa l'animatore. Un'atmosfera goliardica, veramente. E accende proprio il palco, è una cosa che gli ha. Bello. È proprio in gamba. Bella esperienza. No, abbiamo visto sia da pubblico che da spettatore. Sì. Andatevi a la vedere la puntata del 13 marzo. 13 Quanto marzo. Sono stata fortunata. E vabbè. Saltiamo. Via, vi salutiamo, mandiamo un grande bacio. Guanti. Ciao. Acqua della parola. Ciao.